Arriva dalla Francia ed è l'impasto perfetto per torte dolci e salate, un po' come la pasta sfoglia, ma con la notevole differenza che questa si prepara in un lampo. È la pasta brisée, cominciamo! Cominciamo subito dalla sabbiatura. Vado a mettere nel mixer la farina, poi unisco il burro, freddissimo di frigo. Si può proprio dire che il freddo sia l'ingrediente fondamentale di questa ricetta. Aggiungo anche un pizzico di sale. Chiudo e acceno le lame. Ed ecco qua, ho ottenuto una sabbia fine. Questo procedimento è quello che dà il nome alla brisée, che in francese significa proprio spezzata, ed è anche il segreto di Pulcinella per quegli impasti che poi dopo la cottura risultano molto friabili. Adesso reinserisco il tappo, aggiungo l'acqua ghiacciata e azzeno nuovamente le lame giusto il tempo di compattare il composto. Ecco qua. Trasferisco le briciolone sul piano e lavoro brevemente per dare la forma di un panetto all'impasto. Ah, se non hai un mixer non preoccuparti, puoi impastare a mano, però abbi cura di utilizzare ciotole fredde e lavorare tutto molto velocemente per non surriscaldare il burro. Panetto pronto, lo copro con pellicola e prima dell'utilizzo lo lascio riposare per almeno una mezz'ora in frigorifero. La pasta brisée è pronta, non ti resta che scatenare la fantasia. Ti lascio qui sotto il link alla fotoricetta su Giallo Zafferano, dove potrai trovare dosi, procedimento, ingredienti, tutto spiegato passo per passo. Se questa ricetta ti è piaciuta, non dimenticare di lasciarci un mi piace e se hai qualche domanda scrivimela nei commenti. Ah, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Buon appetito!